del nostro corso, che pertanto riveste particolare importanza ed esige molta attenzione perché l'insegnamento scenda dentro di noi e produca il suo frutto. Cominciamo con una conversazione fraterna, in un clima fraterno di grande gioia, ma anche di grande apertura tra di noi, perché vogliamo entrare nella verità e soltanto la verità potrà renderci liberi. Abbiamo conosciuto ieri il medico divino, l'abbiamo incontrato e il medico divino è qui in mezzo a noi. E adesso lui vuole applicare la terapia. Egli si prostra davanti a noi, entra in comunione con noi, estrae dalla sua borsa quello che ha per guarirci. Sa l'arte sua e lui stesso diventa medicina per noi, perché questa è la novità. I medici usano medicina, usano metodi, mettono in azione la loro arte, ma non sono medicina, se non relativamente, stando dal di fuori, non sono medicina per l'ammalato. Qui invece il medico divino prende l'ammalato, lo carica sul suo giumento, nella sua umanità, lo introduce in sé e lo guarisce in sé. Per cui Gesù medico diventa medicina per noi, è la sua persona che è terapia per noi. È lui che penetrando in noi ci rende se stesso, cioè ci fa creature nuove, crea in noi l'uomo nuovo, secondo giustizia e verità, ci rende conformi a sé, secondo il disegno del Padre. Come Gesù, adesso diventa medicina per noi. Abbiamo dei preliminari che interessano noi prima di avvicinarci a Gesù. Abbiamo osservato la folla che va da Gesù e chiede la guarigione. Vediamo tanti ammalati che gridano a Gesù, chiedono la guarigione. Sono coscienti di essere ammalati. Ora, la prima cosa che Gesù vuole da noi come atteggiamento preliminare è la coscienza di essere malati. Questa coscienza di essere malati e perciò bisognosi di cura e di quella cura che soltanto Cristo può dare, è questo atteggiamento che il Signore richiede come preliminare per iniziare la cura, e cioè riconoscerci malati. Purtroppo in noi ci sono i meccanismi di difesa, perché spesso non vogliamo comparire malati anche davanti ai nostri occhi. Può succedere nelle malattie fisiche, talvolta, può succedere nelle malattie morali, nelle malattie spirituali,
nelle malattie psicologiche, spesso. Ma questo meccanismo di difesa è presente in noi. E si esplicita in diverse maniere. Prima, la non accettazione di essere malati. Io non accetto di essere malato, perché interpreta la malattia come una menomazione del mio io, è una falsità, per cui nego di essere ammalato. Ci può essere una prima scarica emozionale. Non sono io ammalato, perché non guardate gli altri, tutti gli altri sono malati, tutti al massimo siamo malati, per cui il vero ammalato non sono io, sono gli altri ammalati. C'è poi una scarica proiezionale, e cioè, sì, ho questo male, ma la colpa non è mia, la colpa è degli altri, la colpa di mia madre, di mio padre, dell'ambiente, di questo, di quello. È vero che sto male, però non è colpa mia, per quanto sia in me, io non sarei a questo punto, la colpa degli altri. Poi c'è il ripiegamento su noi stessi. Chiediamo comprensione per la nostra malattia, ma non vogliamo uscire dalla nostra malattia. Poi c'è un tentativo di mascheramento della malattia. Sì, io ho questo difetto, però il mio corpo è robusto, le mie mani sono potente, sì, il ginocchio non funziona tanto, però compenso, mani buone, forza, l'altra gamba è ottima. Sì, ho questo difetto, mi arrabbio facilmente, ma il mio cuore è sempre aperto agli altri, la mia carità così copre tanti miei difetti, supplisce la mia prudenza, supplisce il mio saper fare. Per cui, ecco, abbiamo un mascheramento. Sono tutti tentativi nostri, reazioni nostre, per difenderci. Oppure razionalizziamo la nostra malattia. Sì, è vero che sono malato, però sono malato per questo, per questo e per questo. Per cui io posso anche uscire da questa malattia e da questo stato in cui mi trovo, perché potrei fare questo, questo e questo, per cui razionalizziamo la nostra malattia, quasi giustifichiamo la nostra malattia. In pratica la colpa non è mia, la colpa è dell'ambiente, però sono così perché deve andare così. Sono tutti mascheramenti, tutti meccanismi di difesa che ci impediscono di accettare che non siamo malati. Questo succede in campo fisico talvolta, ma più spesso in campo morale, in campo psicologico, in campo spirituale. Ricordo un pattarello, proprio avevano chiamato così l'ambulanza per condurre uno in psichiatria, in un ospedale, era dovevano condurlo a Villa Anna, mi pare, e quando si presentò io, ma loro sono malati, io voglio bene. E allora indicò la sorella, per questo dovete vedere me. Io bene sto. Sono loro che mi accusano. Questi meccanismi di difesa, dicevo, sono frequenti in noi e sono un impedimento, il primo impedimento, ad accostarci a Gesù.
La folla che si accostava a Gesù, i malati che si accostavano a Gesù, erano coscienti del male che portavano. Il cieco era cosciente che gli mancava la vista. Il lebbroso era cosciente che era pieno di lebbra. Il paralitico era cosciente che aveva la paralisi. La Maddalena era cosciente che era una peccatrice. L'adulto era cosciente che era una peccatrice. Zaccheo era cosciente di essere un peccatore. Ecco, accettare quella verità che in noi, e cioè che noi siamo malati e che abbiamo bisogno del medico per guarire. Se manca questo preliminare, non si può parlare di guarigione. Secondo preliminare, desiderio vivo di guarire, di uscire da quello stato in cui ci troviamo, perché non basta la conoscenza, non basta l'accettazione di essere malati, ma ci vuole il desiderio vivo di uscire dalla malattia, perché l'essere malati tante volte è un privilegio per noi, anche nelle malattie fisiche succede, il malato è al centro dell'attenzione, il malato non lavora, il malato sta a casa, il malato sta a letto, il malato è servito, una macchia. Questo succede anche nel campo morale. Io non voglio uscire dai miei vizi, non voglio uscire da ciò che mi sazia, non voglio uscire dalla mia lussuria, non voglio uscire dalla mia gola, non voglio uscire dalla mia impazienza. Ecco, per cui si è attaccati alle nostre malattie e non c'è il desiderio vivo di uscire dalla malattia. Quando questo desiderio è poco vivo, Gesù lo sollecita. Vuoi guarire? Dice a Betesda, al paralitico, vuoi guarire? Dice ai ciechi, che volete che io vi faccia? Dice ai lebbrosi, che cosa posso fare? Questo è per sollecitare, ma ci vuole il desiderio vivo di essere guariti, di uscire dallo stato in cui ci troviamo. Per cui conoscenza, volontà, conoscenza dello stato in cui ci troviamo, volontà decisa per quando e se noi di uscire da quello stato. Terza disposizione. Fede in colui che ci può guarire. Figlio di Davide, abbi pietà di me. Ecco, fede in colui che ci può guarire. Sappiamo che il medico che abbiamo incontrato è l'unico medico. L'emorroissa aveva speso tutto il suo patrimonio in medici e medicine, però incontrando Gesù diceva, lui mi può guarire, lui basta che io tocchi il lembo del suo mantello, lui mi può guarire, e si fece aggomitata largo tra la folla per toccare la frangia del mantello. Credeva fermamente che Gesù lo poteva guarire. Centurione, verrò a casa tua. Imporrò le mani, centurione, no signore, basta che tu dici una parola, anche da lontano, e il mio servo sarà guarito. Ecco la fede in colui che ci può guarire, una fede viva, è il dono dello spirito che sostiene in preghiera, ma il Signore vuole che noi ci sia la fede. Qualche volta il Signore supplisce la fede e la dà cammin facendo, la da dopo, però la fede deve accompagnare, almeno preliminarmente, colui che si accosta a Gesù per essere guarito. Quarto, presentarsi a Gesù ed essere disposti ad
lasciarsi toccare, a lasciare che il medico guardi, tocchi, vedi, operi. Perché se noi abbiamo coscienza del peccato o coscienza della malattia, abbiamo volontà di guarire, riconosciamo che Gesù ci vuole guarire e che ci può guarire, ma non ci accostiamo a Gesù, noi non potremo guarire. Gli diceva la gente al cieco di Gerico, alzati, ti chiama. E lui subito se leva il mantello e corre da Gesù, si presenta a Gesù. Presentarci a Gesù, chiamare il medico, stare davanti al medico. Queste sono le quattro disposizioni preliminari per iniziare la terapia. Detto questo, vediamo un poco come questo medico divino ci incomincia a guarire. Gesù è innanzitutto colui che ci illumina. Un giorno gli disse: io sono la via, la verità e la vita. Gesù disse un giorno: io sono la luce del mondo. Camminate finché c'è la luce, verranno le tenebre quando nessuno può camminare. Ora questa luce deve penetrare dentro di noi, perché è attraverso la sua luce che penetra dentro di noi che viene scoperta la nostra piaga prima di essere fasciata. E allora vediamo qual è l'agire di Gesù quando penetra dentro di noi. Innanzitutto affermiamo che egli è luce, luce che scandaglia gli abissi, che scandaglia le tenebre. Viene presentato come luce. Ricordate, il popolo che era nelle tenebre vide una grande luce agli abitanti nell'ombra della morte e apparso un grande splendore. Ecco, è lui luce. Io ti ho posto luce per i popoli, dice il profeta Isaia. Per cui Gesù è la luce. Proprio quando Gesù nasce a Betlem, un grande fulgore c'è nel campo dei pastori, una grande luce, è comparsa la luce nel cielo, è comparsa la stella, luce, perché Dio è luce, come è luce nell'Oreb, quando compare Mosè, così è luce Gesù, colui che è mandato da Dio per illuminare l'uomo. Egli era la luce vera, quelle che illumina ogni uomo che viene in questo mondo. Gesù luce nel Tabor, Gesù luce nella resurrezione, Gesù che afferma sempre di essere la luce e vuole che noi diventiamo figli della luce. Per cui non perdiamo così ancora tempo per ribadire che Lui è la luce e che Lui ci vuole figli della luce. Ieri abbiamo visto l'incontro di Gesù con i ciechi. Egli illumina il cieco di Gerico, illumina il cieco nato, illumina il cieco di Betsaida. È proprio la caratteristica di Gesù di illuminare, togliere il velo, scoprire, dare la vista ai ciechi. Quando Gesù penetra in noi, ci illumina interiormente e ci scopre. Che cosa ci scopre Gesù? Cominciamo innanzitutto
guardando ai tre parametri, guardiamo innanzitutto Dio, ci scopre chi è Dio per noi, noi cominciamo a comprendere chi è Dio, si illumina nella luce che viene dentro di noi la figura di Gesù. Io sono colui che è venuto a salvarti. Io sono stato mandato da mio padre. Mio padre ti ama. Io ti amo. Per cui il volto di Gesù incomincia a risplendere davanti ai nostri occhi. Cioè Gesù scopre se stesso. Scopre se stesso. E noi incominciamo a vedere Gesù. E la vista di Gesù è anche la vista di noi. Tu devi essere come me, perché sei stato fatto d'immagine e somiglianza mia. Io sono il tuo prototipo, io sono la salute perfetta. Ecco come deve essere come me. Non ci dilunghiamo su questa conoscenza che ci dà, ma soprattutto Gesù ci scopre il nostro peccato. Ed è qui che incomincia la guarigione. Ti scopre il tuo peccato, quello che tu non conosci bene. Perché il peccato è in noi ed è nei meandri. Ricordate 34 di Isaia, dove si parla delle 12 fiere che si nascondono nei meandri del palazzo. Gesù scopre le fiere, i peccati che sono dentro di noi, ma nel medesimo tempo ci comunica il perdono di questi peccati. Io ti perdono questo peccato che tu hai fatto, e anche tu devi perdonarti il peccato che hai fatto. Poi Gesù va oltre e ci mostra le ferite del peccato. Ecco, tu sei stato ferito, sei stato piagato. Tutte le ferite che rimontano all'età prenatale, al momento del concepimento, al momento della gravidanza, al momento della nascita, al momento della prima adolescenza, al momento della prima educazione, nel primo contatto con gli uomini. Tutto è stato registrato dentro di noi. E allora Gesù disigilla così la cassetta e ce la fa ascoltare. Noi eravamo come una cassetta sigillata e Gesù ci disigilla la cassetta, o meglio ce la proietta davanti ai nostri occhi. Quel film noi non lo vedevamo, però era stato fatto e adesso Gesù ce lo mostra davanti agli occhi. Ci fa vedere le nostre ferite, le ferite della memoria, le ferite dei ricordi, le ferite dell'immaginazione, le ferite dell'affettività. Non ci deprime quando egli ci mostra le nostre ferite, quelle che abbiamo ricevuto nelle case dei nostri fratelli, quelle che ci siamo procurate noi con i nostri peccati, ma nel medesimo tempo egli versa l'olio e prima versa il vino come buon samaritano per lubrificare le ferite, verso l'olio per farci cicatrizzare le ferite e fasce le ferite, ma ce le scopre. Ci scopre i nostri legami. Siamo noi legati. Legami buoni, legami meno buoni, legami che ci condizionano, ci impediscono, legami che noi coltiviamo dentro di noi, le nostre sostituzioni. Io ce l'ho con mio padre, ce l'ho con mia madre, e allora sostituisco la figura di mio padre, la figura di mia madre, con un'altra persona,
così io oblitero in certo qual modo la figura del padre, quella della madre, mentre Gesù ci dice no, tu non puoi compensare la figura del padre, la figura della madre con un'altra figura, ma devi accettare tuo padre, devi accettare tua madre. Per cui ci scopri il legame, ci scopri i sotterfugi, ci scopri le compensazioni che sono dentro di noi, ci scopri le tendenze che sono nate in noi, la tendenza di isolarci e il perché di quella tendenza, la tendenza a sopprimerci, ad affliggerci, la tendenza così a rubare, la cleptomania qualche volta, perché è avvenuta, ossia il perché di tutte le tendenze nella luce del Signore. Però questa luce non abbaia, scopre, ma nel medesimo tempo c'è il vino, c'è l'olio, c'è la fascia dell'amore del Signore, per cui noi siamo come scoperti davanti a Dio mediante la sua luce. Ancora, Gesù luce ci scopre se stesso, Dio, Dio amore, ci scopre noi stessi, però ci scopre il fondo della nostra intimità. Ne parliamo subito dopo, perché tutte queste cose di cui abbiamo parlato non sono il nostro io, sono il nostro me, sono il nostro vestito. Il vestito con cui noi ci siamo rivestiti, il vestito che ci hanno messo gli altri, ma il vero io profondo, quello no, quello è bello, ed è Gesù che ce lo scopre, per cui ci dà l'amore, l'innamoramento di noi stessi, il progetto di Dio. Poi Dio ci scopre gli altri. Cosa ci scopre negli altri? Ci scopre gli altri. E crea in noi degli atteggiamenti diversi verso gli altri. Ci scopre gli altri come figli di Dio, sì. Ci scopre il peccato degli altri, ma ce lo fa accettare mettendoci il perdono per il peccato del fratello. Ossia ci dà la dimensione del peccato del fratello, ci scopre i difetti del fratello, soprattutto le ferite, le piaghe del fratello, ma ci dà la comprensione, la compassione che è lui per i difetti, per le piaghe, per le ferite del fratello, e crea gli atteggiamenti in noi verso il fratello. Qui entriamo nel vivo, perché quali sono i rapporti che noi abbiamo con gli altri? Non sono rapporti buoni. E Dio ci scopre il rapporto falso che noi abbiamo col fratello. Abbiamo quattro rapporti con il fratello. Noi possiamo avere un rapporto di eliminazione del fratello, o io o lui o io, quel mi è antipatico, quel lo voglio vedere, quel non fa per me, quello è così, o lui o io, primo atteggiamento di eliminazione, secondo atteggiamento di superiorità, cioè un rapporto di superiorità e di inferiorità. Sì, vado d'accordo con lui, però lui deve essere sottomesso a me. Secondo rapporto. Terzo rapporto, più subdolo. Io e il fratello, io e l'altro. Io e l'altro. Lo accetto, però come compagno, sì. C'è l'indifferenza, si crea l'indifferenza.
lui per conto suo, io per conto mio. Terzo atteggiamento. Sono tutti e tre atteggiamenti falsi che Gesù con la sua luce ci fa comprendere che sono falsi questi atteggiamenti. Perché il vero atteggiamento è il quarto, io con il fratello. Io con il fratello. Comunione con il fratello. Questo è il vero atteggiamento. Per cui ci scopre gli atteggiamenti falsi che abbiamo con gli altri. Atteggiamento falso quello della superiorità, atteggiamento falso quello dell'eliminazione, atteggiamento falso quello dell'indifferenza, atteggiamento vero, giusto, quello della comunione col fratello. Perché il fratello è figlio di tuo padre, è immagine del figlio di Dio, è coerede con te dalla gloria eterna. Perché il fratello è parte del tuo essere, perché tu e il fratello appartenete all'unico corpo di cui il capo è Cristo. Ecco che l'operazione che Gesù luce fa dentro di te, ti fa vedere Dio, dà l'immagine sicura di Dio, non un giudice, non un padrone, ma un Dio creatore che ama la sua creatore, un Dio padre che ama il suo figlio. Ti illumina sugli atteggiamenti che tu hai verso Dio. Non abbiamo molto parlato perché per brevità di tempo gli atteggiamenti falsi verso Dio e gli atteggiamenti veri verso Dio. Nelle quattro dimensioni, Dio è il tuo creatore, tu sei creatura, per cui devi rispettarlo, devi conoscere i tuoi limiti creaturali, la sua trascendenza, la sua infinita potenza, la riverenza verso Dio, la tua dimensione filiale, Dio è tuo padre, sei figlio di tuo padre, la dimensione sponsale, Dio è diventato tuo sposo, la fedeltà, la dimensione amicale, Dio è diventato tuo amico, per cui quell'intimità con Dio. Sono i veri atteggiamenti e i falsi atteggiamenti. L'atteggiamento di schiavo, l'atteggiamento del figlio, l'atteggiamento che ti fa lontana da Dio, che ti fa temere di Dio, che hai paura di Dio, che ti fa fuggire da Dio, che non ti fa pensare a Dio, che ti fa relegare Dio in cielo e tu in terra. Tutti atteggiamenti falsi. Cristo luce ti illumina su Dio, su te stesso, sugli altri, e incomincia a guarirti, perché è una luce di amore che ti guarisce, perché lui è il medico divino che man mano che illumina versi il vino, versa l'olio, fascia le ferite e ti risana. Secondo punto. Gesù ti guarisce come verità. Io sono la verità. Qui andiamo oltre. Andiamo più in profondità. Ricordate quei bellissimi testi sulla verità. La preghiera fatta da Gesù prima di passare al Padre dice: Padre, consacrami nella verità. Consacra la verità. Dirà poi Paolo, esortando a fare la verità nella carità, la verità. Tutti quei testi in cui Gesù dice che io sono la verità e la verità vi rende liberi. Moltissimi testi che possiamo allineare. Vi manderò lo spirito di verità e lo spirito di verità vi rivelerà tutto, vi introdurrà la verità tutta intera. Io potrei darvi questi testi se voi avete la bontà di appuntarli. Ecco,
vediamo un poco Giovanni 16, 13, 15. Ancora tutti i testi in cui Gesù si mostra come la verità. Già come le abbiamo accennato, però il testo principale è questo, Giovanni 16, 13, 15. Che cosa fa la verità? Ecco, Gesù, verità, comincia a rivelare la storia di se stesso. Rivela se stesso a noi, ci narra la sua storia. Ci parla delle cose del Padre. Ricordate il testo? Quando Gesù lo benedice il Padre perché ha rivelato queste cose ai piccoli, le ha nascoste ai sapienti, perché questo gli è piaciuto al Padre. Nessuno conosce il Padre se non il Figlio, nessuno conosce il Figlio se non il Padre. Ma c'è una conoscenza data ai piccoli. Gesù dice: voi siete miei amici, tutto quello che ho udito da mio Padre io ve lo rivelo a voi. Gesù svela il suo rapporto col Padre, e cioè Gesù rivela tutta la sua storia, le cose del Padre. Gesù rivela non soltanto la sua identità nella divinità e nell'umanità. Io sono un Dio vero, io sono un uomo vero. Io mi calo in tutta la tua carne, nel tuo essere umano, perché sono uomo come te. Io ti comprendo. Gesù narra la sua storia e produce in noi, con la verità, un inizio di amore per lui. Poi Gesù ci scopre la sua missione. Sono venuto in questo mondo per salvare te, per liberare te. Sono venuto in questo mondo per salvare il mondo. Ci scopre la sua missione, che poi diventa anche missione nostra. Ci scopre ancora che lui è venuto perché ci vuole ricondurre alla casa di suo Padre come missione. Ma dopo averci parlato di sé, nella verità, ci narra la verità di noi stessi, ci narra la nostra storia. E qui è il bello. Noi vediamo tutti i fatti della nostra storia, dicono i psichiatri, che tante distorsioni, tante malattie dipendono da una falsa interpretazione dei fatti e degli eventi e delle figure, degli atteggiamenti del padre, della madre, degli amici. Tutti i nostri mali dipendono da distorsioni della verità. Allora Gesù ci fa conoscere la nostra vera storia, perché la storia è stata data da lui. Lui ha creato la nostra storia, gli eventi, i fatti, gli accadimenti nella storia personale sono stati tutti procurati da lui, ma noi li abbiamo interpretati male. Questa falsa interpretazione ha prodotto malattie, risentimenti verso Dio, verso noi stessi, verso gli altri, vere malattie. Dio ci fa conoscere la nostra storia anche sotto il profilo fisico, sotto il profilo ambientale. Ti ho fatto nascere in una famiglia povera, una famiglia che era in difficoltà. Ti ho fatto nascere con questa malattia, poi in un dato momento è venuta quest'altra malattia. Tu hai interpretato male questi eventi, ma sono eventi di amore. Ecco, allora tu cominci a guarire guardando te stesso, perché comprendi te stesso, è la verità che ti rende libero, è la verità che ti guarisce, la tua storia narrata da lui, colui
che è la verità, in cui non c'è menzogna. E ancora, Gesù ti scopre i valori, qui andiamo ancora più in profondità, ti scopri i veri valori della vita, perché le tue malattie fisiche, spirituali, morali, nascono dall'inganno sui valori. Gesù incomincia a darti il suo giudizio, i suoi occhi. Tu cominci a vedere con gli occhi di Gesù, a giudicare tutto e tutti, senza essere giudicato, come dice l'Apostolo, 1 Corinzi 2. Gesù comincia a darti il suo pensiero, dice nel versetto 16 Paolo, con enfasi, noi abbiamo il pensiero di Cristo, la pensiamo come Cristo. Cioè Gesù ti dà i suoi occhi, il suo modo di vedere, che è il vedere giusto, perché egli è la verità, e tu vedi tutto e tutti nella realtà. Non sei più ingannato. Da dove procede il tuo inganno? Da tre spiriti: lo spirito della carne, lo spirito del mondo, lo spirito maligno, che sono spiriti di inganni. Attraverso le tre concupiscenze noi abbiamo una falsa visione, cadiamo nell'inganno, nel laccio, e la verità ci disinganna, ci fa vedere il vero valore. Per esempio, le ricchezze non sono un valore. Tu ti sei attaccato alla ricchezza perché hai creduto di trovare rifugio, forza nella ricchezza. La ricchezza non vale, ha più valore la povertà, perché è distacco, è libertà, è autonomia, è non dipendenza dalle cose, è dipendenza da Dio. Per cui tu la visione dei valori della vita e di farsi valori. Che cos'è il successo? Che cos'è la potenza? Che cos'è la lussuria? Sono tutti valori cioè carnali, ma che non sono veri valori. I valori del mondo, i valori mondani, la potenza, la forza, la prepotenza, la pressione, il successo, la sconfitta del nemico, tutti falsi valori, l'eliminazione del nemico, falsi valori. Cioè ci fa vedere i veri valori della vita, perché ci comunica il suo spirito, che è spirito di verità, e ci fa vedere i veri valori, ma soprattutto lo spirito di verità mette in fuga lo spirito di menzogna, il demonio. In lui non c'è verità fin dall'inizio, e quando dice menzogne trae dal suo, perché spirito di menzogna, l'inganno del nemico, i lacci del nemico. Paolo parla di 64 lacci che noi abbiamo. Noi non stiamo attenti a tutti i lacci del nemico, a tutti gli inganni del nemico. Egli è l'ingannatore, egli è falsa luce, che si oppone alla vera luce. Dice Paolo che può comparire come angelo di luce, ci inganna, continuamente ci inganna. Vuole ingannarci perché è l'ingannatore. Gesù verità ci fa vedere gli inganni del nemico, ci scopre gli inganni del nemico, ci disinganna e ci mette nella verità. Ecco come Gesù ci guarisce. Guarisce la nostra mente, guarisce il nostro cuore, guarisce i nostri atteggiamenti e guarisce tutte le malattie conseguenti a queste distorsioni nella verità, distorsione di fatti, distorsione di tutto ciò che ci attorna, perché tutto abbiamo visto nella falsità, non nella verità. Padre, consacra nella verità. Consacro nella verità.
quanto detto sia sufficiente, perché il tempo passa. Gesù è vita. Oh, quanti bellissimi testi. Cominciamo con i testi di vita. Gesù incomincia a dare se stesso come vita. Vorrei cominciare innanzitutto con un'immagine del Vecchio Testamento. Ricordate? Il fiume di Ezechiele che esce dal lato destro del Tempio, aperto, è il cuore di Cristo. In Lui era la vita, in Lui era la vita. Predica Giovanni, in Lui era la vita. E quel fiume di acqua viva inonda e fa vivere tutti i pesci che sono nell'acqua, li fa vivere. Dovunque cammina, dovunque raggiunge, porta la vita, eccetto che nelle paludi. E allora ecco l'invito che ti porge Gesù ad aprire la palude che impedisce alla vita di entrare. Tu sei una terra paludosa, apri la palude, apri le barriere e il fiume di acqua viva entrerà in te. Io sono la vita. Cosa ti scopre allora Gesù? I testi che voglio indicare, che per brevità non posso citare, ve li do. Prima Giovanni 5, 11, 13, dove Giovanni ci dice che Dio ci ha dato la vita eterna e ce l'ha dato in Cristo Gesù. Poi tutti i testi del capitolo 6 di Giovanni, Vangelo, dove Gesù dice: io sono il pane della vita disceso dal cielo, chi mangia questo pane vivrà in eterno. Soprattutto Giovanni 6, 48, 51, Giovanni 6, 56. Ancora la prima di Giovanni, prima lettera di Giovanni, Giovanni 4, 9. In questo si è manifestato l'amore di Dio, perché voi avessimo la vita. Prima Giovanni 4, 9. In questo si è manifestato l'amore di Dio, nell'aver egli dato la vita in Cristo Gesù. Siano sufficienti questi testi. E allora, fratelli e sorelle, Cristo è vita. Che cosa ci comunica Gesù in questo momento? Penetrando in noi come vita, ci dice che Lui è amore. E la vera vita è nell'amore. E l'amore risana. Perché tutte le malattie nostre sono causate dal non amore. E ci insegna ad amare. Perché se siamo creature di amore, fatta di immagine e somiglianze di Dio, dobbiamo operare come colui alla cui somiglianza siamo stati fatti. Operatio seguitor est. Un testo di filosofia. L'operazione segue l'essere. Se tu sei un essere di amore, fatta d'immagine di Dio, amore, un trino, la tua operazione vera, quella vera, non può essere che amore. E siccome tutte le malattie sono radicate nel non amore, è che cominciano a sfaldarsi tutte le tue malattie. Avviene così lo spogliamento, lo sfaldamento di tutte le malattie, lentamente, le malattie dello spirito. La cecità, ormai tu ci vedi, la sordità, ormai tu ascolti la parola della vita, la durezza di cuore, ormai è un cuore nuovo, il cuore di Cristo, capace di intendere, di amare, di osservare i comandamenti di Dio.
comincia a sentire che la vita divina pulsa in te. Ricordate i bellissimi testi, che in Cristo Gesù è una creatura nuova, le cose vecchie sono passate, io sono il pane della vita, chi crede in me non morrà in eterno, perché ha la vita dentro di sé. Ecco che noi cominciamo a vivere, Cristo vita scende dentro di noi e noi cominciamo a vivere, ecco il punto importante, cominciamo a vivere, non siamo più esseri meno matti, esseri malati, ma esseri sani, perché la vita è scesa dentro di noi, perché non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. E allora in questa visione ecco che c'è la comunione. La vita nella Trinità è comunione tra Padre e Figlio, nello Spirito Santo. Mediante l'inabitazione viva di Dio in te, tu incominci a vivere la vera vita. Sei in comunione col Padre, col Figlio, con lo Spirito, ed entri in comunione con i tuoi fratelli. Primo capitolo nella prima lettera. Questo noi vi abbiamo annunciato, quelle che i nostri occhi hanno visto, quelle che le nostre orecchie hanno sentito, quelle che le nostre mani hanno toccato del verbo della vita, del verbo della vita. Questo vi annunziamo, perché anche voi siate in comunione, come noi, col Padre e con il Figlio e tra di noi, perché anche voi entrate in comunione. La comunione è la vita, perché Dio è comunione. La disgregazione è la morte, la comunione, l'unità è la vita. Come Dio vive perché uno è trino e le persone tre sono uno, così anche noi viviamo. La vita divina scorre in noi. Qui Gesù opera la vita dentro di noi e questa vita incomincia a pulsare e ad alimentarsi con la parola. La mia parola è vita, ci dice il Signore. La mia parola è vita. Tante volte l'abbiamo sentito. La mia parola è vita. La mia carne è vita. Per cui noi, ascoltando la parola di Dio e nutrendoci del corpo di Dio, diventiamo vitali. Abbiamo la vera vita dentro di noi. Ma Gesù uccide la vita dalla carne e fa germogliare la vita dello spirito dentro di noi. Abbiamo così la sostituzione di tutte le malattie psicofisiche, di tutte le malattie psicosomatiche, di tutte le malattie morali, lo sfaltamento. Perché? C'è lo spirito che fruttifica dentro di noi, a spese dei frutti della carne. I frutti della carne si alimentano nella falsa luce, nella falsa verità, nei falsi valori, nel non amore. E allora una volta che noi siamo nell'amore, allora cessano le turpitudini. Perché la turpitudine si lega alla materia, si lega al peccato, turpe. Perché dentro di noi nasce una vita di purezza, perché Dio è puro. Poi i frutti di divisione, alterchi, gelosie, cessano. Perché si stabilisce la comunione di vita con i fratelli. Nasce così dentro di noi il frutto dello Spirito e noi viviamo quali sono l'amore, la pace, la gioia, rapporti con Dio.
viviamo, nasce la fraternità verso gli altri, la benevolenza, la benignità verso gli altri, nasce la fedeltà, nasce l'amicizia. Dentro di noi c'è la purezza, la continenza, la mitezza, la pazienza, il dominio di noi stessi. Sono i frutti dello Spirito e la vita nuova. Colui che in Cristo Gesù vive e per lui non c'è nessuna condanna. Ancora, tutte le malattie, anche quelle fisiche, vengono redente, perché servono alla nostra purificazione, servono al nostro affinamento spirituale, servono come associazione all'opera della redenzione, per cui sono elevato su un altro piano e sono guarite, per cui non pesano più, noi non sentiamo più il giogo e il peso imparato da me, che sono mite ed umbre di cuore, e il vostro giogo diventerà suave, il vostro peso leggero. Anche che noi portiamo le malattie fisicamente, quelle malattie non sono più malattie, ma sono modi di vivere in Cristo Gesù, di accompagnare Cristo Gesù in questo mondo per essere poi partecipi della sua gloria. Sono modi di conformazione a Cristo nella passione, per essere conformazione a Cristo nella gloria. Ecco come il Signore ci guarisce radicalmente, avviene in noi la guarigione totale a livello spirituale, a livello psicologico, a livello psicosomatico, a livello fisico, perché la malattia è ormai redenta, è battezzata, è cristianizzata, è la malattia che Cristo vivente in noi porta attraverso noi e che fruttifica per la vita eterna. Tu allora sei guarito, perché il medico divino a cui ti sei accostato con fiducia ha fatto scendere se stesso dentro di te. Lui luce, lui verità, lui vita, ha guarito le tue tenebre. Sei stato trasferito, prologo, ai Colossesi, dal regno delle tenebre nel regno della luce del diretto figlio Gesù. Sei stato trasferito dalla menzogna nella verità. Sei un uomo come sei stato creato da Dio, libero, non dipendente da niente e da nessuno. Sei un uomo che vive la sua vera vita, un uomo pieno di salute perché la vita divina è in te. Sei un uomo guarito. E per questo tu devi benedire oggi il Signore, Egli che ti solleva dalla fossa, Egli che guarisce tutte le tue malattie, Egli che rinnova come aquila la tua giovinezza. Benediciamo il Signore, perché se ci lasciamo guarire, veramente saremo guariti, non saremo più con la lebbra, non saremo più ciechi, non saremo più sordi, non saremo più paralitici, non saremo più appartenenti ai morti. Cristo ti ha illuminato d'essere dei morti, o tu che dormivi, saremo come un esercito nuovo in cui è sceso lo Spirito del Signore, uno stuolo del nuovo Israele che marcia, capitolo 7 di Ezechiele.